proposito dei bambini reincarnati, parliamo per esempio del Dalai Lama, no? In questo caso il 14° Dalai Lama vivente, sappiamo parecchio di lui perché lui è nato nel 1935 ed è stata individuata la sua incarnazione quasi subito, era proprio un bambino che ancora non camminava e hanno atteso successivamente di fare una prova, diciamo, la prova del 9 qual era? Di mettere a disposizione del bambino una serie di oggetti che erano appartenuti al precedente Dalai Lama e insieme ad altri naturalmente per confondere questa in maniera di capire se lui avesse scelto esattamente ciò che gli era appartenuto nella vita precedente. Così avvenne. L'individuazione fu talmente sicura, perché erano molti altri, erano almeno una ventina i candidati in tutto il Tibet, dai vari monasteri si indicavano bambini reincarnati che erano ritenuti possibili reincarnazione. Era talmente evidente che lui fosse la reincarnazione del precedente, anche perché a parte aver scelto a colpo sicuro una ventina di oggetti dicendo questo è mio, questo è mio, questo è mio, ma anche conosceva dei sutra, dei testi sacri, molto difficili, che soltanto il Dalai Lama conosceva, quindi un bambino così, tra l'altro figlio di povera gente, di gente molto ignorante, analfabeta, non poteva essere a conoscenza sull'età di 2 anni di questo. E siccome c'era usanza fin dal tempio dell'imperatore Qianlong che venisse sorteggiato fra 5 candidati più probabili, fra i molti, il vero Dalai Lama definitivo, senza più questioni, da parte degli abati dei vari monasteri, alla presenza di 2 messi imperiali all'epoca dell'impero. Questo caso avvenne nella prima repubblica con Chiang Kai-shek, presidente della repubblica, e gli abati dei vari monasteri hanno concordato di chiedere l'esenzione da questo sorteggio perché era chiaro che fosse lui il bambino, tanto è vero che l'attuale Dalai Lama non è stato sorteggiato ma è stato eletto all'unanimità con la verifica degli inviati del governo centrale da Nanchino, allora cinesi.